Un saluto da Ivan di PacoDigit. Quella di oggi è una vera e propria anteprima. Proponiamo infatti una presa di contatto con il nuovo Alcatel 995 Ultra. Alcatel ci ha fatto pervenire qualche giorno fa questa unità di questo telefono, un'unità che definirei una beta molto avanzata. Ci è stato detto che il firmware è praticamente quello definitivo, quello che dovrebbe essere anche approvato prima di essere immesso nei circuiti commerciali. Il telefono dovrebbe arrivare nei negozi, a quanto ci è stato detto, nel mese di maggio. Non sono in grado di essere più preciso se in quale periodo di maggio. Il 995 è un telefono che si collocherà al momento nel top della gamma di Alcatel. Naturalmente stiamo parlando di uno smartphone che lavora su piattaforma Android, in questo caso Gingerbread, quindi 2.3, un telefono con delle prestazioni anche piuttosto interessanti. Adesso vediamo anche via via tutte le caratteristiche. La parte frontale. Display da 4,3 pollici, un display TFT a 16 milioni di colori con risoluzione wide VGA, quindi 800x480 pixel. Un display che non raggiunge l'intensità di colore di alcuni pannelli AMOLED, però senza dubbio un buon pannello capacitivo che ha anche una discreta reattività al tocco. Nella parte frontale del telefono troviamo quattro tasti a sfioramento. Il primo è il menu contestuale di Android, tasto home, tasto di ricerca e il tasto di ritorno. Nella parte superiore troviamo capsula auricolare, videocamera frontale, una videocamera VGA che permette di eseguire videochiamate sotto copertura IP, chiamate over IP, non permette invece la videochiamata classica sotto copertura di rete. Sotto al vetro troviamo anche il sensore di luminosità e il sensore di prossimità. Nella parte destra del telefono non troviamo nulla, nella parte bassa troviamo la presa HDMI. A sinistra presa micro USB che serve sia per il collegamento ad altre periferiche che come cavo di ricarica, tasto per il controllo del volume. Nella parte superiore abbiamo il tasto di accensione, jack da 3,5 mm per le cuffie, parte posteriore con questo cover gommato molto molto bello anche al tatto. Scritta One Touch per identificare la famiglia di appartenenza di questo smartphone e la fotocamera. Fotocamera da 5 megapixel supportata da un piccolo flash LED. La fotocamera permette anche di eseguire video in qualità HD, quindi 1280x720 pixel audio stereofonico 30 frame al secondo. Abbiamo anche un altoparlante di sistema che funziona anche piuttosto bene, anche piuttosto alto, anche durante il viva voce e durante la riproduzione di suoni e video. Sotto al cover troviamo anche, vediamo se riesco a farvi vedere velocemente, troviamo anche una batteria da 1500 mAh. Slot per la scheda di memoria, chiedo scusa, slot per la SIM e slot per la scheda di memoria. Al momento non so dire se sarà presente nella scatola una scheda di memoria ulteriore, noi ne abbiamo usato una nostra. Tornando un attimo nella parte frontale, diamo un'occhiata un attimo all'hardware, poi vediamo anche l'interfaccia che vedo che ho attivato involontariamente. L'hardware funziona su una piattaforma che era diciamo quella dominante l'anno scorso. Processore Snapdragon con clock da 1,4 GHz. 512 MB di RAM, 2 GB di memoria interna che possono essere, come dicevo prima, anche espansi tramite una scheda micro SD. La parte radio è affidata a
ha un protocollo HSPA Plus, quindi 5.76 in upload e 14,4 in download. Presente naturalmente il Wi-Fi e il Bluetooth in versione 3.0, quindi direi che la connettività è completa e ad altissimo livello. L'interfaccia ha questo curioso carosello che ci permette di personalizzare tutte le pagine che troviamo. Naturalmente sto parlando di un'interfaccia proprietaria di Alcatel. Possiamo naturalmente decidere di inserire su ognuna di queste facce rotanti widget, collegamenti in maniera assolutamente consueta. Poi ci basterà muoverci col dito per vedere attivare le nostre pagine. Qui abbiamo un widget che ci permette di tenere sott'occhio le nostre telefonate, il numero degli SMS, i dati scambiati, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda sempre la grafica, troviamo questi tasti che ci permettono di personalizzare anche qui abbiamo il tasto telefono, i messaggi, il browser internet e la possibilità di entrare nel menu in maniera nel menu che comprende tutte le applicazioni caricate sul telefono. Troveremo sostanzialmente tutti i programmi che Google carica di solito sull'Android, più qualche altra personalizzazione che Alcatel ha inserito nel 995. Simpatica la grafica, sembra un rullo che scorre. Troveremo la radio, quindi dei giochi. Direi che è molto completo. C'è addirittura caricato un antivirus, programma per le previsioni del tempo. Quindi direi che è anche piuttosto completa la dotazione di questo telefono. Parlando un attimino di multimedialità, in particolare della fotocamera, poi se riusciremo vedremo anche di caricare qualche immagine sul blog, sia per quanto riguarda le foto che per quanto riguarda i video. Devo dire che per quanto riguarda le foto, siamo nella media, la fotocamera funziona bene sia come velocità di messa a fuoco che anche come resa dell'immagine stessa. Ho avuto qualche incertezza per quanto riguarda i video, penso che qui sia necessario un piccolo correttivo probabilmente nel software di gestione della videocamera. In diversi momenti ho avuto delle scattosità durante la ripresa video. Vediamo anche qualche altro aspetto. Parte telefonica. Una prima spiacevole novità che ho trovato nell'interfaccia del telefono è l'assenza della ricerca intelligente. Quindi, non so, provando a scrivere mamma, non compare niente, cioè non abbiamo l'elenco dei contatti che corrispondono ai tasti che abbiamo premuto. È una cosa che trovo estremamente comoda, ma su questo 995 non è stata caricata. Il problema è naturalmente ovviabile, utilizzando dei dialer alternativi che si possono scaricare anche gratis dal market. Come di consueto abbiamo poi l'elenco chiamate, la possibilità di richiamare i contatti generali, di creare dei gruppi, dei preferiti o dei gruppi. Dico subito che la parte telefonica è estremamente soddisfacente per quanto riguarda la tenuta del segnale. Ho provato durante la giornata di lavoro, ho provato a fare anche dei lunghi tratti autostradali parlando con questo telefono e devo dire che laddove non ci siano dei problemi macroscopici di rete, il telefono non ci abbandona praticamente mai. Quindi direi che la capacità di ricezione e trasmissione del segnale è assolutamente buona. Direi che lo stesso discorso si può trasferire anche alla qualità della capsula auricolare. Soprattutto per quanto riguarda la qualità del suono, che mi sembra piuttosto caldo, non è molto metallico. Se invece devo muovere un appunto alla capsula auricolare, devo dire che mi sembra che il volume di questa unità sia un pochettino basso, lo avrei gradito un pochino più alto. Funziona invece molto bene l'altoparlante integrato che stavamo vedendo prima. Va davvero bene, il volume in questo caso invece è piuttosto alto. Ho dimenticato prima di dire che il telefono ha un peso di poco sopra i 120 grammi, quindi non è eccessivamente pesante anche da
trasportare, le dimensioni sono 128 mm, 68 di larghezza, meno di un centimetro lo spessore, siamo a 9,8 mm, quindi un telefono comunque anche piuttosto facile da trasportare. Andiamo un attimino a vedere il browser. Inseriamo il nostro indirizzo. Ecco, dico subito una cosa, il browser, pur essendo il browser stock di Android della versione 2.3, ha preinstallato un comando che va a simulare quella stringa che ha un minimo di dimestichezza con qualche piccola modifica del sistema. Permette di impostare in maniera predefinita la modalità desktop del browser. Andiamo magari un attimo a vederla nelle impostazioni. Troveremo questa voce che si chiama UAString, quindi ci permette di entrare nella stringa del user agent. Troveremo o l'Android o il desktop, addirittura iPhone, iPad, insomma, troveremo questo, diciamo, questo programma inserito nel browser che permette di inserire in maniera veloce la stringa che comanda lo user agent del browser. Non so se sia stato inserito in questa unità e se poi lo ritroveremo, però è una cosa che trovo estremamente comoda perché a mio giudizio è un po' l'unico difetto che questo browser nativo di Android aveva, diciamo, prima dell'avvento di Ice Cream Sandwich. Adesso c'è qualche piccolo problema di rete che non nascondo, mi si è già presentato durante la giornata. Non so bene se è colpa del telefono o un problema di rete. Vediamo un attimo di riattivare la connettività. Ok, mentre si riconnette, vediamo un attimo anche la messaggistica, visto che mi è stato richiesto anche per altri telefoni di verificare il funzionamento della tastiera. Dico subito che, come quasi tutti gli altri modelli che abbiamo provato di Alcatel con l'Android, anche il 995 ci permette di scegliere tra... Vediamo il metodo di inserimento tra la tastiera Android normale che troviamo di serie su tutti i telefoni o la tastiera touchpad, una tastiera che ha delle caratteristiche un po' più avanzate rispetto alla tastiera normale. Qui abbiamo la QWERTY classica, muovendoci verso destra e verso sinistra potremo attivare o il classico pad a 9 tasti tipico dei telefoni, per intenderci quelli con il T9, oppure potremo avere anche i tasti più grandi con il bilanciere, quindi con due lettere per tasto. Mi viene in mente uno per tutti, il Sony Ericsson P1 che aveva appunto questi tasti con la doppia lettera. Continuo ad avere una certa preferenza per la tastiera QWERTY. Direi che c'è una sostanziale equivalenza tra la tastiera QWERTY Touchpad e quella di Android. Certamente questa Touchpad permette un livello di personalizzazione nettamente superiore. Le caratteristiche che ci sono inserite nativamente sono un pochino di più. Devo dire che la risposta è molto buona in tutti e due i casi, il feed anche, quindi direi che è un fatto di assolutamente di gusto personale quello che riguarda l'utilizzo della tastiera. Andiamo un attimo a vedere se il browser si è ripreso un secondo. Pagina è stata caricata, appunto c'era qualche piccolo problema di rete che oggi mi è capitato già un altro paio di volte. Allora, il browser, come ho detto altre volte, è velocissimo nel caricare, velocissimo nella formattazione della pagina, carica senza problemi il Flash Player in versione full, quindi il browser trovo che sia eccezionale.
In questo caso il giudizio merita anche qualche punticino in più rispetto al normale, perché questa unità che sto provando ha questo vantaggio di avere inserita nelle impostazioni la stringa che ci permette di definire permanentemente la modalità di accesso del browser alla rete. Quindi non so se poi ritroveremo questa caratteristica anche sulle versioni definitive di questo telefono, ma su questa c'è e spero di ritrovarla poi nelle prove future che faremo. Cosa dire di questo Alcatel? Io trovo che sia un telefono molto equilibrato. Ho già detto, provando altri modelli Alcatel, in particolare quelli di fascia bassa, che ho la sensazione che Alcatel stia facendo veramente un buonissimo lavoro relativamente alla fascia bassa e medio-bassa del mercato. Questo telefono non sfugge a questo mio giudizio, anche se naturalmente si sta alzando un po' il tiro, ci si sta andando a confrontare anche con marchi che hanno uno storico e dell'esperienza superiore ad Alcatel. Direi che questo telefono si posizionerà senza dubbio vicino a quei telefoni che sono diventati oggi di fascia medio-alta, che magari l'anno scorso consideravamo di fascia alta. Mi viene in mente Xperia Arc, giusto per dirne uno, che ha un hardware molto simile. È un telefono che assolutamente non sfigura. Bisognerà anche vedere quando verrà immesso sul mercato, perché senza dubbio stanno uscendo dei modelli con delle caratteristiche molto più avanzate di questo, e probabilmente anche la componente prezzo non sarà da meno. Non ci è stato detto un prezzo definitivo. Io butto lì una mia sensazione: dovrebbe essere un terminale che dovrebbe uscire tra 249 e 299 euro. Non so dire a quale di questi due valori ci si avvicinerà di più, ma mi pare di aver capito che la forbice dovrebbe essere tra questi due valori. Direi che ci siamo anche come prezzo, può andare decisamente bene. Il telefono sarà disponibile, da quello che ho capito, anche in quattro diverse colorazioni, quindi si potrà anche disporre anche di colori un po' più vivaci di questo esemplare che abbiamo in prova, che comunque a me personalmente piace parecchio. Direi che anche la qualità costruttiva non è niente male, forse meglio il posteriore che l'anteriore. Devo dire che però ho la sensazione che questo telefono sia già passato per moltissime mani, probabilmente è stato oggetto di parecchi test, qualche grafio lievemente scricchiolante, ma mi sembra che non sia un problema di costruzione, ma mi pare un telefono piuttosto vissuto quello che abbiamo tra le mani. È un telefono che comunque regala una buona sensazione di solidità. Bene, per questa presa di contatto con Alcatel 995 Ultra direi che ci possiamo fermare qui. Ringrazio ancora Alcatel per averci messo a disposizione veramente in anteprima questo telefono per la prova, magari vedremo di riprovare ancora questo telefono quando avremo una versione di quelle definitive disponibili anche nei negozi. Un saluto da Ivan e alla prossima.